Oggi alla vigilia di Natale i City Angel, come tutti gli anni, stanno preparando il banchetto per distribuire ai senza tetto un pacco alimentare fatto delle cose raccolte, panettoni, cibarie varie. Nel gruppo ho incontrato Alessandro Marcolin, che mi ha così stupito e entusiasmato con l'inizio della sua storia, e allora ho voluto che la raccontasse a tutti. Ciao Alessandro. Brevemente, a un certo punto della mia vita, io sono nato ricco, sono diventato se possibile più ricco, a un certo punto della mia vita mi sono guardato dentro e ho visto il vuoto assoluto. Come al solito c'è una goccia che fa traboccare il vaso nella propria vita, e questa goccia è stata, poi vi racconterò. E a questo punto ho iniziato a vivere la vita pensando a non più possedere, ma a condividere, neanche a donare. Perché donare è come Ponzio Pilato che si lava le mani, dona qualcosa e chi se ne frega. Condividere vuol dire, insieme ad altri, dividere quello che si è. E questo mi ha portato ad avere dei rapporti più veri, non inquinati dal dio denaro. Per esempio, c'è una frase che nel Piccolo Principe la volpe dice al piccolo principe quando si lasciano, che è: ricordati che l'essenziale è invisibile agli occhi. L'ho tradotta, e l'ho tradotta così: finché tu vedrai con i tuoi occhi, sarai sempre cieco. E questa è la società dell'apparire, che è la società del giorno d'oggi. Quando inizierai a vedere con il tuo cuore, l'essenziale non ti sfuggirà. E questa è la società dell'essere. E io ho voluto essere e non più apparire. Da un certo punto della mia vita ho lasciato tutto alla mia famiglia, per cui manca sicuramente nella scelta. Si cerca di fare il meno male possibile alle persone che si amano, un po' di male si fa perché manca il quotidiano, il rapporto quotidiano, però ci sentiamo, viviamo, e ho lasciato tutto a loro e ho iniziato a vivere da povero. E da povero mi sono arricchito in una maniera incredibile, perché per esempio ho detto: l'umanità ha inventato il tempo e ne è diventata schiava. Tempo, hai finito di essere il mio padrone. E da quel momento mi sono sentito totalmente libero. Libero di gestire il mio tempo, libero di leggere libri che avevo già letto, ma di cui avevo perso significato. Giocare a scacchi, comunicare con le persone e arricchirmi. E quel poco che riesco ad ottenere, condividerlo. E questa è una sensazione meravigliosa. E come diceva Buddha, nella vita non crearti mai aspettative, perché il mondo non è lì per soddisfare le tue aspettative. Per cui quando faccio qualcosa lo faccio con il cuore, e sembra impossibile, ma mi ritornano con una gioia immensa mia, da altre persone a cui ho dato qualcosa mi ritorna qualcosa, e questo è bellissimo perché non me lo aspetto. E come vivi durante, come ti sostieni, ecco, meglio, come ti sostieni proprio? Allora, nella Milano del giorno d'oggi, chi chiede soldi perché ha fame dice una stupidata immensa. Chi chiede soldi per un vestito dice una stupidata immensa. Chi dice ho bisogno di soldi per dormire dice una stupidata immensa. Malgrado non sia d'accordo con Maiorino, con le istituzioni su determinate cose, con il cardinale Scola su determinate cose, però è impossibile. Gli servono per altre cose, gli servono per bere, per giocare, per drogarsi. E questo, credo che il sensibilizzare l'opinione pubblica su queste cose è un modo per riscattare una persona. Perché io in questi anni ho trovato posto a una settantina di persone e le ho reintegrate in una società tra virgolette normale.
ma ci sono persone che si siedono perché hanno da mangiare, da bere, da dormire, da vestire e in più elemosinano soldi, e se vai a dirgli vieni a lavorare dice ma chi me lo fa fare, io sto qui, mi danno tutto. E non credi di che avresti potuto aiutare con i tuoi soldi, con i tuoi, quello che hai lasciato, magari una popolazione? È una domanda che mi hanno fatto in 300.000 persone. Eccolo, non è, allora, è un po' banale. Sì, assolutamente sì. Perché vedi, per aiutare con i propri soldi devi avere dentro la pianta del condividere, la pianta del donare. Nella mia vita precedente, mia vita precedente mi chiamavano FBI, Full Bastard Inside. Perfetto. E perché? Perché io non li vedevo nemmeno i poveri che chiedevano l'elemosina, che facevano la coda alle mense della Caritas, dell'Opera di San Francesco, eccetera. Non li vedevo nemmeno, per me erano il popolo degli invisibili. Ok. E a questo punto... Però adesso, avendo costruito qualcosa dentro di me, mi è venuta voglia di ritornare a fare quello che facevo prima e ad operare questi soldi non per pagare, ma per aiutare a reinserirsi nella società le persone. Perché se tu paghi una bolletta a uno, il mese dopo torna e dice c'ho quest'altra bolletta e non lo aiuti a essere autosufficiente. A questo punto, però... sarà vigliaccheria da parte mia, ancora forse non sono pronto perché ho paura di essere ripagocitato dalla società che ho lasciato e allora avrei buttato via 12 anni della mia vita. Ma col seme che ti si è ormai germogliato dentro non credo, comunque ti auguro. Ma io ti rispetto, ma se parti dal presupposto che la vita è mia, ragiono con la mia vita, io ti posso dar ragione, però la paura è mia, tu mi puoi dire quello che vuoi, ma la mia paura resta. Io la condivido e comunque ti auguro di portare tutto il bene nella gente che ti sta accanto. Grazie. Grazie del tuo sorriso e ricordati che il tuo sorriso è stato significativo per me, ho accettato questo, perché quando sorridi ti sorridono anche gli occhi e questo significa, lo sai cosa? Cosa? Che malgrado ciò che la vita ti può aver fatto fino ad oggi, sei riuscita a mantenerti pura dentro e in grado ancora di provare emozioni. E nella giornata di oggi, tra le mie emozioni, c'è il tuo sorriso. Grazie. Grazie, auguri.